Buonasera a tutti voi che ci seguite. Questo è un collegamento registrato con Paolo Izzo, segretario dell'Associazione Radicali Roma, che ringraziamo di essere qui con noi su Libre TV. Grazie. Benvenuto Paolo. Paolo, che adesso parleremo, è in una condizione particolare anche fisica, adesso ci dirà bene perché. E facciamo questo collegamento un po' in linea, diciamo, con gli altri collegamenti che abbiamo fatto con le altre associazioni locali radicali, dopo le assemblee degli iscritti annuali o i congressi, come dir si voglia, e per sapere un pochino, per conoscere un po' la vita di queste associazioni, come si è svolto il congresso, come è andato, e ovviamente un po' prendendo come canovaccio la mozione in generale, gli impegni di lavoro per il prossimo anno, cioè per l'anno in corso, il 2014. Allora, Paolo Izzo, cominciamo intanto, diciamo rapidamente la tua condizione adesso attuale fisica, qual è a cui accennavo? Vabbè, ho aderito da oggi, il terzo giorno, al Satyagraha di Pannella, di Marco Pannella, per dare forza al messaggio alle Camere del presidente Napolitano. E quindi da 3 giorni non sto mangiando, insomma, ecco, ho aderito come tanti altri compagni a questa ennesima proposta radicale, non violenta. Perché ritengo anche che appunto in questo caso sia ancora a maggior ragione necessario che il Parlamento almeno insomma, faccia onore al primo messaggio di Napolitano, ma insomma a un messaggio rarissimo che un Presidente della Repubblica italiana fa alle Camere, non è una cosa che si fa tutti i giorni. Disatteso e inascoltato finora, adesso sembra che qualche esponente di Forza Italia, c'è Brunetta che insomma l'ha detto che sarebbe stato calendarizzato questo messaggio alle Camere, tanto che Marco ha sospeso il suo sciopero della sete in virtù di questa promessa, e anche se andiamo avanti a oltranza, insomma, perché in qualche modo fino a che non si concretizza qualcosa in questo paese, come è evidente, non si può essere certi di aver conquistato una battaglia, di aver vinto una battaglia. Insomma, noi riusciamo a far vedere intanto quali sono le battaglie da fare, ma prima di vincerle ne passa, insomma. Per cui sciopero a oltranza, ho mandato una lettera ai giornali e oggi la pubblicata il manifesto, vediamo domani, per segnalare anche questo alla stampa, perché ovviamente se nessuno lo sa che c'è una battaglia non violenta in corso, anche minor esito, e quindi io sono sempre dell'idea che più si comunica questo e più si riesce a far uscire, meglio stanno anche i cittadini, perché almeno hanno la loro possibilità di farsi un'opinione. Tutte le nostre battaglie è così, finché non c'è l'opinione pubblica che ne sa qualcosa, non si va avanti. Certo, io peraltro diciamo, attenzione ovviamente alla battaglia per l'amnistia e per la giustizia giusta è espresso anche nella parte finale della mozione che è uscita dal congresso, la mozione appunto generale per l'anno 2014. Beh sì, abbiamo sempre detto, anche con Liberi TV, in qualche altra occasione, si è detto che questa battaglia si combatte finché non si vince. E per cui è evidente che Radicali Roma, essendo anche poi così vicina a tutto il soggetto, anche nazionale, è in prima linea in questa battaglia, nelle modalità che noi riusciamo a seguire. E perciò certamente sì, è stata messa in mozione, ma ne è stato parlato, se ne è parlato molto anche perché eravamo il 15 dicembre in assemblea riuniti e poi a Natale c'è stata questa bella marcia che siamo riusciti a organizzare tutti insieme e molto, molto sentita anche mediaticamente, almeno da parte delle televisioni, è stata seguita, insomma. Sì, è stata una bella marcia, abbiamo documentato, abbiamo fatto delle interviste con Libri TV, ma in qualche modo poi oggi io sono peraltro Libri TV, è reduce da una registrazione di un consiglio municipale del 17° municipio a Cinecittà, in cui Davide Tutino, che è consigliere municipale radicale, che è stato eletto nella lista civica, per Marino si è attivato molto insomma con i temi radicali per la trasparenza
c'è una, diciamo, battaglia per appunto le dirette streaming, la registrazione o le dirette, insomma, dei consigli municipali, su anche la questione rifiuti che è molto presente anch'essa sulla mozione e diciamo è peraltro c'è una, diciamo, un tra virgolette braccio armato della mozione che è il consigliere comunale Riccardo Maggi, armato ovviamente di non violenza e di informazione, che è molto attivo su questa questione dei rifiuti. Oggi, se non sbaglio, si è parlato di qualcosa di importante anche nel consiglio comunale. Dico bene? Guarda, sono reduce proprio dalla seconda riunione in aula consiliare in Campidoglio sul tema dei rifiuti, seconda riunione a vuoto, perché io dico a vuoto perché doveva essere all'ordine del giorno già martedì scorso la discussione di un decreto a firma Maggi e formulato insieme a Massimiliano Iervolino e a noi dell'associazione che abbiamo lavorato da mesi su queste cose. E il decreto che avrebbe istituito, che istituirà, insomma, spero di poter usare il futuro, l'anagrafe pubblica dello smaltimento dei rifiuti, cioè che il Comune di Roma si doti di questo strumento attraverso il quale viene detto alla popolazione quanti rifiuti vengono prodotti, come vengono sversati, come vengono gestiti, in quali discariche vanno a finire. E questo ovviamente sarebbe un passo in avanti gigantesco. Dico, avrebbero dovuto discutere questo decreto perché nel frattempo ne sono successe, come sempre ormai, veramente educativo o diseducativo, a seconda del punto di vista, andare a vedere da pubblico, da semplice pubblico, una riunione del Consiglio Comunale di Roma, perché succede di tutto, insomma, noi che siamo abituati a fare riunioni politiche, anche noi radicali Roma, che siamo abbastanza spiritosi oltre che combattivi e non arriviamo ai livelli di spiritosaggine che si vedono fare da questi onorevoli consiglieri. Per dirti però che c'è stato un tale tanto movimento su altre cose, che poi è sempre lo stesso tema, perché tu sai benissimo che appena eletto il nuovo amministratore delegato di AMA, Strozzi, si è scoperto che era indagato per una cosa, sempre sui rifiuti, allora ovviamente è decaduta la sua elezione, lui si è dimesso, quindi ovviamente il dibattito su quello. Poi c'era stata la questione dei maiali trovati in mezzo all'immondizia, allora hanno chiesto persino la sfiducia dell'assessore Stella Marino. Quindi tutto fuorché discutere di un vero strumento che potrebbe essere quello co pensato, cogitato da Maggi, e il quale ancora una volta si vede rinviare questa discussione e se la vede rinviare non solo dall'opposizione, che ovviamente fa il suo mestiere di opposizione, quindi cerca di contrastare qualunque decisione arrivi dalla maggioranza, salvo fatto il Movimento 5 Stelle che in qualche modo appoggia, ha già la seconda volta che appoggia le questioni poste da Maggi. Ma anche dal Partito Democratico stesso, che insomma, cercando la quadra persino nella sua maggioranza con questo sindaco, magari avalla le proteste dell'opposizione e si mettono quasi insieme a litigare, e le cose importanti, concrete, quelle che avrebbero un senso, vengono rimandate. Quindi adesso se ne parlerà quasi sicuramente martedì prossimo, quindi è passata una settimana per la discussione dell'anagrafe pubblica dei rifiuti. Ovviamente noi non ci fermiamo là, abbiamo coinvolto la Commissione europea, come sai, sulla questione delle discariche a tutto tondo nel Lazio, perché ovviamente non c'è solo Malagrotta, noi abbiamo fatto inchieste come Radicali Roma, che hanno ben rappresentato qual è la situazione dello smaltimento dei rifiuti, ovvero del non smaltimento dei rifiuti, in molte occasioni che arriva proprio così com'è, infatti si chiama tal quale, e ovviamente si fa la parte del leone questa questione dei rifiuti, insieme grazie al lavoro di Massimiliano e di Riccardo, perché è un fatto importantissimo e perché noi siamo in prima linea nel cercare di portarlo, e purtroppo riconoscendo l'impossibilità del sistema italiano e addirittura di quello comunale di potersi occupare velocemente di queste cose, ovviamente come al solito ci tocca rivolgerci all'Europa e a chiedere a loro: ma scusate, ma vi rendete conto che non abbiamo risolto questo? Eh sì, la questione è abbastanza complicata, peraltro l'uomo, diciamo, di esperienza, se
se così possiamo dire, in ambito radicale per quanto riguarda la questione dei rifiuti. Io almeno so di quello, poi sicuramente sarà esperto anche di altre cose, è il nostro Massimiliano Iervolino, che ieri ho visto su Sky TG24 parlare. Tra gli ospiti c'era anche Sveva Belviso, che era l'ex vice sindaco con la sindacatura Alemanno, alla quale in chiusura di trasmissione mi sembra proprio che abbia, sia riuscito a, in qualche modo, dalla quale se, mi sembra che sia riuscito a ottenere un impegno a votare questa proposta sull'anagrafe. Quindi insomma almeno... Sì, è una proposta che fa bene al comune, quindi trasversalmente deve essere accettata, però ovviamente a parte che con Riccardo Maggi magari ancora il PD ha il dente avvelenato, perché lui è stato l'unico forse di traverso rispetto a una manovrina d'aula che, come di consueto, sarebbe fatta anche in questa consigliatura, e lui l'ha impedito almeno per l'anno 2013, mo ci riproveranno per il 2014 e probabilmente sarà di nuovo battaglia. Però al di là di questo, è proprio la mancanza di concretezza della politica nostrana in questo frangente delicatissimo della vita del paese. Insomma, si capisce bene che, come nel Parlamento nazionale, l'unico problema è irrisolto e irrisolvibile, che sembra destinato alle calende greche, è quello del sistema elettorale, così al Consiglio Comunale, nel suo piccolo, i problemi sono le nomine, le poltrone, chi mette chi e quante volte hai soddisfatto quello o quell'altro schieramento, e poi quando c'è uno strumento per i cittadini, guarda caso, si stenta a farne una cosa rapida, cioè mettiamo all'ordine del giorno prima questo e poi risolviamo tutto il resto. No, è il contrario, c'è, cioè, il benaltrismo. Vecchi, vecchi meccanismi purtroppo che si ripropongono. Senti Paolo, torniamo a parlare un attimino del congresso, che vorrei ricordare ha visto appunto te come segretario riconfermato, Alessandro Capriccioli come presidente e Genea Canelles come tesoriera. E sì, ovviamente state stiamo, perché anch'io faccio parte di questa associazione, sì, in una fase di ovviamente recupero in qualche modo di quel considerevole numero di iscritti che era quello dell'anno scorso. Quindi certo, diciamo, come sta andando questa campagna iscrizioni, e poi ci sono anche altri, diciamo, filoni, diciamo, politici su cui l'associazione è attiva. Sì, beh, guarda, tu hai citato la mozione all'inizio, e la mozione è veramente ricca, poi ne possiamo anche parlare nel dettaglio. La questione iscritti, è evidente che noi stiamo addirittura rilanciando l'idea, perché abbiamo fatto quasi 150 iscritti l'anno scorso, puntiamo insomma anche a raddoppiarli se è il caso quest'anno, perché proprio perché la mozione è ricca, abbiamo bisogno di tante persone che si occupino di vari settori. E una cosa in più, oltre all'elezione, la neoelezione di Genea Canelles come tesoriera e Alessandro Capriccioli come presidente, c'è la nomina di una direzione da parte della segreteria e della tesoriera, intesa con la tesoriera, che quest'anno inizia a lavorare, qualcosa di più, diciamo, di una giunta. Io scherzando dico che è una specie di piccolo governo della situazione, perché oltre a essere politico comunque c'è una serie di competenze specifiche che cercano di tenere insieme con diverse individualità tutti gli aspetti della mozione generale. E quindi c'è chi è più esperto, che ne so, della battaglia che porteremo avanti affinché la pillola abortiva RU486 sia diffusa in tutta la regione, così come c'è chi può essere più esperto per un'altra battaglia che porteremo avanti, che è quella della contro i proibizionismi. E quindi noi possiamo intendere per questo, a partire ovviamente dalla legalizzazione delle droghe, ad andare a finire a tutte quelle delibere che furono fatte da Alemanno contro il panino per strada, la birra per strada e quello che sarà, ma anche sulla prostituzione. Insomma, ci sono vari elementi che possono andare a, quindi la mozione si amplia anche nella sua esegesi.
priorità assoluta per quanto riguarda appunto questo primo momento dell'anno è quello di andare a vedere quali sono effettivamente i beni comuni, che tanto tutti parlano di beni comuni, ma cosa veramente serve come bene comune alla cittadinanza romana. E questo ci fa ovviamente aprire delle voragini di inchiesta soprattutto, ma anche di proposta, per quanto riguarda tutte le aziende partecipate. Questa dell'AMA è uno dei primi nodi, perché viene al pettine in questo frangente della vita consiliare di Marino e gli altri eletti. Però poi c'è Pharmacap, poi c'è la questione degli asili nido, poi c'è la questione di come si iscrive ai nuovi asili, alle scuole di infanzia. C'è la questione del piano di eliminazione delle barriere architettoniche e insieme a tutto questo, che va a influire sui diritti civili dei romani, ci sono le questioni sulla trasparenza e la legalità. Quindi laddove viene fatto con trasparenza e legalità un servizio offerto, forse veramente può essere un bene comune. Ecco, la direzione, con tutti i cari amici iscritti, i compagni e le compagne che si iscrivono a Radicali Roma, lavoreranno alacremente. Io immagino, insomma, siamo già al lavoro su una mozione ricca, avendo pochi strumenti materiali, ma molta buona volontà e molto entusiasmo, che lo dimostrano le nostre riunioni. Tu partecipi e lo sai che, insomma, ci sono non solo lo sviluppo di una particolare battaglia avviata, ma ci sono anche proposte nuove ogni volta che ci riuniamo, insomma. Sì, sì, no, poi è abbastanza partecipata la cosa, insomma, c'è parecchia gente, ci sono anche dei momenti conviviali, grazie a Maria Laura che provvede sempre, anche grazie a Stefano, insomma, sono dei momenti simpatici, insomma, sono simpatiche le riunioni di Radicali Roma, posso confermarlo. E in chiusura, Paolo, ricordiamoci che facciamo parte, Radicali Roma fa parte, in qualche modo affiliata a un'associazione più grande che è Radicali Italiani, che a sua volta fa parte del Partito Radicale Transnazionale Non Violento e Transpartito, e Radicali Italiani sta per celebrare, in qualche modo per impegnarsi in questo weekend che viene, in uno dei suoi organi, insomma, una riunione importante, che è il Comitato Nazionale, in questi tre giorni. Come pensi che andrà? Come penso che andrà? Anche Radicali Italiani, appunto, e noi ne facciamo parte, e noi siamo anche parte del comitato, ha una mozione, quindi c'è una mozione generale approvata al congresso di Chianciano, che va vista punto per punto e va ovviamente cercato, si deve cercare di realizzarla. Ovviamente anche là c'è una priorità sulla questione giustizia, che ovviamente noi stiamo ottemperando, ma ci sono anche tanti altri aspetti. Anche si parla delle elezioni europee che si terranno ad aprile, si parla della trasparenza a livello nazionale, delle istituzioni, delle banche, di quanto tutto questo lavoro debba essere portato, il lavoro radicale, anche minimo, che noi riusciamo a fare, come tu hai citato giustamente Davide Tutino, in un municipio di Roma, benché grandissimo come quello che è il settimo, arrivare al Consiglio Comunale, arrivare ovviamente alla nazione, al paese. Ovviamente lo facciamo senza grandi rappresentanze parlamentari, ce n'è una ministeriale importantissima, però voglio dire, il lavoro dei radicali è quello, lo estendi da tutte le parti, laddove riesci fai anche battaglie comuni tra le associazioni territoriali, perché poi i Radicali Italiani si impegna anche a questo, cioè a cercare di coagulare tutte le forze radicali sui territori per mandare avanti le parti della mozione, laddove queste legalità non sono rispettate o certi diritti non sono ancora rappresentati, ecco. Perfetto, Paolo, ok, siamo in chiusura. A questo punto ti do, diciamo, appuntamento, perché ci vedremo a questo comitato, vedremo come andrà, e certo. A questo punto buon lavoro, e buon lavoro all'Associazione Radicali Roma. Buon lavoro a te, Gianni, a Liberi TV, che è sempre presente. D'accordo, grazie e a presto.